Ciao! Per la nostra rubrica del fitness oggi proponiamo Freeletics Bodyweight, app improntata sull'esercizio fisico e in particolare a quelli che si possono fare a corpo libero. Freeletics Bodyweight dispone prima di tutto di una comoda sezione notizie, utile per rimanere aggiornati su quello che fanno i vostri amici o per vedere i progressi degli atleti più famosi registrati sul social dell'applicazione. Gli allenamenti invece si dividono in tre categorie, in realtà poi abbastanza simili tra loro, quindi workout, esercizi e running. In ogni sezione è possibile scegliere gli allenamenti, fregiati tra l'altro con il nome delle antiche divinità greche, e cominciare quindi con gli esercizi veri e propri. Nel caso non si conoscessero, vengono messi a disposizione molti video illustrativi che spiegano eccellentemente quale sia l'esecuzione migliore, proprio per non farvi sentire disorientati o perplessi nel caso non sappiate come farli. La pagina del workout è semplicissima. In alto abbiamo il cronometro che parte appena gli diamo il via e in basso abbiamo incolonnati tutti gli esercizi che dovremo fare in quella sessione, divisi poi in round, nel mio caso 5. Nella sezione esercizi invece vengono mostrati in video quelli più comuni, come ad esempio gli squat, che è un esercizio molto fastidioso perché si trova agli inizi, ma anche quelli che si dedicano più alla forza o alla resistenza. La sezione classifica mostra gli atleti che hanno raggiunto i punteggi più alti, ovvero quelli che si sono allenati meglio e più costantemente, perché è in questo modo che si ottengono i punti. C'è poi l'allenamento con il coach interattivo, che è il vero vanto dell'app, proprio perché ci viene mostrato sin dall'inizio e promette risultati davvero miracolosi sotto tutti i punti di vista. Io però sono il tipo che preferisce fare tutto da solo. La parte più dolente è infine il prezzo. L'applicazione è gratis, ma l'abbonamento mensile per avere il coach costa 12,99€ al mese o 79,99€ annuali. A voi la scelta. Io vi ringrazio per la visione, se volete potete iscrivervi al nostro canale YouTube e a quello che abbiamo su Telegram. Quindi, come sempre, un saluto da Valerio Caporusso per TechOnAir.it.